Please take your bag. Take your bag, come with us. Questo treno arriva dall'Austria e questi profughi sono tre dei tanti che ogni giorno entrano in Italia dal confine del Friuli Venezia Giulia. Tarvisio è un fronte caldo. Ora che i flussi sono in calo si contano 300 profughi al mese, ma col bel tempo ne arrivavano anche 50 al giorno. E ora che pure l'Austria parla di sospendere Schengen, la paura è che il flusso diventi ingestibile. È chiaro che se tutti chiudono, l'unica frontiera aperta resta la nostra, no? È come se ci fosse una spiaggia aperta su 15 chiuse, ovvio che tutti quanti vanno in quella. Noi, secondo me, dovremmo o sospendere Schengen oppure fare dei controlli a confine un po' più mirati, un po' più rigidi. Per ora i controlli si fanno dove e come si può. La polizia di frontiera ha chiesto 600 uomini in più dal Brennero al Tarvisio. Per il momento a dare una mano c'è l'esercito, ma ancora non basta. Lo possiamo vedere chiaramente che i confini sono sguarniti. Qualsiasi macchina che ora possa passare, un furgone potrebbe portare 20 persone. La situazione per ora è di attesa. Il problema, ci dicono, è che manca un piano. Dovesse ripartire, e mi credo ripartirà, il transito dei migranti qua sarà un disastro. Quando vengono intercettati, i profughi vengono respinti oltre confine, per lo più a Villach, meno di 30 km da Tarvisio. Questa è la città austriaca più vicina alla frontiera italiana ed è qui che arrivano non solo i profughi respinti al Tarvisio, ma anche quelli respinti dalla Germania. Per loro, ci dice il sindaco, l'Italia è solo un punto di transito. Sanno che qui hanno una tempistica molto più lenta dal punto di vista delle autorizzazioni di richiesta d'asilo, hanno addirittura la possibilità di fare ricorso al TAR. Chiaro che su questo punto loro poi si organizzano, tanto vengono da noi, sanno che comunque un tetto sulla testa in qualche maniera lo trovano e poi si organizzano comunque attraverso amici e parenti per tornare a nord. Se ripartire l'esodo di quelle persone che sono bloccate adesso in Slovenia e che stanno salendo dalla rotta balcanica, il Friuli si destina a diventare il più grosso campo profughi d'Europa.